Allora, voglio studiare la seguente funzione. Di questa funzione noi vogliamo semplicemente scoprire quali sono i suoi asintoti e dobbiamo dimostrare che l'unico asintoto che ha è quello per x uguale a 0. Purtroppo, necessariamente, prima di andare a studiarmi gli asintoti, io devo conoscere il mio dominio, altrimenti non so dentro a che cosa sto lavorando con questa funzione. Quindi, che cosa faccio? Ricordo ancora che per calcolare il dominio di una radice pari, dobbiamo necessariamente imporre che il suo argomento sia maggiore o uguale di 0. E questo vale sempre, ogni qualvolta che io trovo una radice pari. Radice quarta, radice sesta, vale sempre questo. È diverso il discorso se io ho una radice dispari. Per quanto riguarda i denominatori, anche, quindi se ho una frazione numeratore fratto denominatore, necessariamente voglio che il suo denominatore sia diverso da 0, altrimenti non va bene. Quindi adattando questa cosa al nostro caso, vuol dire necessariamente che noi dobbiamo andare a studiarci x al cubo meno 1 fratto x al quadrato meno x e il tutto deve essere per noi maggiore o uguale di 0. Allo stesso tempo, ovviamente, il denominatore x quadro meno x deve essere diverso da 0. Quindi adesso più che altro vado a studiarmi il numeratore. E poi il denominatore. Cerco di scomporre la situazione. Quindi, per quanto riguarda il mio numeratore, ho x al cubo meno 1 maggiore o uguale di 0. E vabbè, porto l'1 dall'altra parte e ho x al cubo maggiore o uguale di 1. Passando alla radice cubica, mi esce x maggiore o uguale di 1. E questo rappresenta la prima condizione. Per quanto riguarda il denominatore, devo studiare x quadro meno x maggiore strettamente di 0, perché non posso mettere l'uguale? Perché ovviamente siccome si trova il denominatore e il denominatore deve essere diverso da 0, allora questo mi esclude la possibilità che io possa ragionare con il maggiore uguale. Quindi no, semplicemente maggiore. A questo punto, quindi effettuo prima un raccoglimento x che moltiplica x meno 1 maggiore di 0. Questo è un'equivalenza, cioè è una forma equivalente di scrittura che però immediatamente mi dice: guarda che, cos'è che potrebbe annullare la x? La x può essere annullata solo da 0, mentre quest'altra parentesi può essere annullata solo da 1. E allora, siccome c'è un maggiore, io andrò a prendere le soluzioni esterne da questi valori, ossia prenderò x minore di 0 oppure x maggiore di 1. Quindi adesso so come lavora il mio denominatore e so anche come lavora il mio numeratore. Purtroppo questo non basta perché devo andare ad unire i segni sul grafico e che cosa avrò? Intanto devo mettere il valore di 0 per quanto riguarda il numeratore e devo mettere il valore di 0 e 1 per quanto riguarda il denominatore. Il denominatore in automatico mi sta escludendo l'1, quindi addirittura questo mi comporta un'esclusione sull'1 che credevo di avere nel numeratore. E invece no, non c'ho né uno né l'altro. Le soluzioni sono esterne. Ok, quindi per quanto riguarda il numeratore, allora il numeratore mi dice vai semplicemente dopo 1. Per quanto riguarda il denominatore, questo mi dice guarda, a me va bene prima di 0 e dopo 1. Quindi adesso a livello globale come si comporterà la mia funzione? Noi dobbiamo tener conto che dobbiamo prendere alla fine il più, quindi vediamo dove esce il più. Qui abbiamo un meno, qui abbiamo un più e qui abbiamo un più, perché abbiamo meno per più meno per meno più. Più per più più. Quindi a me sta interessando il dominio da 0 in poi, quindi x maggiore di 0. Rimane questo discorso sull'1 che deve essere escluso. E quindi come se io avessi adesso l'intervallo che va da 0 a 1, unione 1 infinito. Quindi io vado a studiarmi i limiti. E allora parto dal primo limite, il limite per x che tende a 0, deve essere uno 0 da come? Allora, se vado a disegnare il mio dominio, ho scoperto che io devo partire da 0 e lo devo escludere, devo escludere anche l'1 e quindi, fatte queste esclusioni, mi va bene tutto sto tratto. Quindi io a 0 mi posso avvicinare solo da destra. Allora, vado a prendermi la radice, sopra c'ho x al cubo meno 1 e sotto ho x
al quadrato meno x. Cosa mi interessa qui? Qui mi interessa conservare solo le cose che hanno un esponente più basso, quindi questo sarà equivalente a studiarsi il limite di meno 1 fratto meno x. E com'è fatta la meno x adesso? Vabbè, intanto in realtà potrei semplicemente semplificare il segno e quindi considerare la x normale anziché la meno x, e quindi questo sarebbe 1 su 0 più. Adesso, questo già mi garantisce che io ho trovato l'asintoto x uguale a 0. Ora dobbiamo cercare di chiarire cosa succede nel punto 1, perché anche quello apparentemente è un punto da studiare. Cosa succede? Allora, e qui dobbiamo ragionare un attimino su x al cubo meno 1 fratto x al quadrato meno x, perché qui succede una cosa interessante, in quanto effettivamente io posso scompormi il numeratore con una differenza di cubi, mentre sotto basta fare un raccoglimento e quindi ottengo x meno 1 per x, sopra è più complicato perché devo farmi una differenza di cubi. Facendomi la differenza di cubi avrò sempre x meno 1. Questo x meno 1 deve andare a moltiplicarmi il falso quadrato, quindi un x quadro, un 1, e poi in mezzo devo metterci più x. Questo qui è il falso quadrato. Ora, che cosa succede? Che naturalmente si cancella questa qui. E che cosa succede? Che in realtà, se io vado a sostituire il valore 1, quindi andando a sostituire il valore 1, qui cosa succede? Che sotto viene 1, quindi proprio tranquilla la situazione, ma sopra viene anche un'altra situazione tranquilla, perché viene 1 più 1 più 1, praticamente 3. Quindi mi esce 3 fratto 1, che mi dà 3. E quindi da un numero ho trovato 3, e questo vuol dire che non è un... Noi stavamo partendo dal cercare di capire il limite per x che tende a 1, sia da sinistra ma anche da destra, e in entrambi i casi noi ci ritroviamo ad avere come risultato 3. Quindi, anche se, cosa sta succedendo? Sta succedendo che la funzione in quel punto non è definita, ma può essere estesa per continuità. È una cosa un po' strana. Però quindi sta di fatto che lì il limite non c'è. Volevo approfondire mostrando una cosa. Vediamo se riesco a mostrartela. Ok ragazzi, andiamo a completare il discorso che ho lasciato in sospeso, questa registrazione che mi sono ritrovato dall'anno scorso. Qui ovviamente ho dimenticato di considerare la radice, che bisogna ovviamente considerare nel limite, quindi in realtà il risultato di questo limite è radice di 3, e andiamo a vedere che cosa succede graficamente. Se noi guardiamo il plot della funzione, cosa notiamo qua? Che c'è esattamente quel punto di discontinuità eliminabile di cui parlavamo prima. Andiamo ad analizzare che cosa succede in alto a sinistra, dove ho inserito la formula. Beh, se io metto il punto di coordinate 1 radice di 3, vediamo che questo viene plottato esattamente qui, dove appunto non sembra che ci sia una discontinuità. Eppure guardate che cosa succede. Se io vado a considerare il punto 1 f di 1, beh, il software mi dice: ma che cosa vuoi da me? Perché la funzione lì non è definita in f di 1, perché appunto se noi andiamo a sostituire 1, ovviamente non ha senso, è fuori dal dominio. Eppure qui quasi non ci accorgiamo del fatto che qui il punto manca. Allora, che cosa sta succedendo? Il limite sta tendendo a radice di 3 da sinistra, a radice di 3 da destra, e quindi queste due cose si vanno a raccordare tra di loro. Come si può evincere dal grafico, inoltre? La funzione a più infinito sta andando a più infinito, non ha un asintoto. Infatti il limite di questa funzione si vede essere banalmente più infinito, no? Per una questione di confronto tra ordini. Abbiamo un x al cubo sopra, un x al quadrato sotto, è ovvio che prevale quello di sopra, che poi porterà tutto a più infinito. In realtà non c'era neanche bisogno di calcolare l'ultimo limite, perché l'esercizio chiedeva di dimostrare esplicitamente che c'è solo un asintoto verticale, che è questo.
il dubbio poteva venire appunto qua, perché normalmente che cosa fa lo studente medio? Ah, dice questo punto non sta nel dominio. Boom! Lì c'è un asintoto. No, non è vero sempre. E questa è una dimostrazione. E niente ragazzi, sono felice di aver concluso questa registrazione che avevo iniziato nel maggio del 2023 ed era rimasto sepolto nel mio archivio di video. Quindi l'ho iniziata nel maggio del 2023 e la sto finendo nel luglio del 2024. E niente, piccole cose per cui essere felici. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!